Si chiama tricobezoario. È il termine medico per la palla di pelo come questa. Sa, ci avrebbe reso la vita e questa operazione più semplice se avesse detto la verità. Come se l'è ritrovata nello stomaco? Beh, è ovvio che frequenta una di Occupy Wall Street o una Pussy Riot, che non si depilano la passerina come forma di protesta politica contro il patriarcato. Stai insinuando che quella è una palla gigante di peli pubici, per caso? Non sono peli pubici. Il signor Gardner soffre di un disturbo che si chiama tricofagia. Ah, viene dal greco. Tricos vuol dire capello e fagia vuol dire mangiare. Sì, esatto, è proprio così. È un disordine psicologico che spinge le persone a strapparsi i capelli e poi a mangiarseli. Numero 5, come mai tu non ce l'hai mai avuto? Verissimo, sembra il tuo genio. Come vi ho detto durante l'intervento, stavo malissimo dopo che Cathy mi aveva mollato. Me la stavo cavando bene finché Grace si è trasferita a Stanford per il master. Lei è così lontana da me. È un genio, per vostra informazione. Grazie a chi si è preoccupato di chiedermelo. Ad ogni modo, la birra era stata un fiasco, il mio primo libro un flop e avevo perso il lavoro alla Oregon perché avevo rifiutato di mostrare agli studenti gli avvertimenti prima dei film horror. L'America di Obama. Ero sempre a casa, da solo tutto il tempo. Ero stressato, cercavo di scrivere il mio secondo libro, Playlist storiche. E un giorno ho iniziato a strapparmi i capelli e a mangiarli. Neanche mi rendevo conto di cosa facevo. Era un gesto inconscio. In breve, mi sono ritrovato una grossa chiazza calva sulla testa. Sì, è andata avanti per 3 mesi, ma poi, sentite qua, sono andato a un seminario di Tony Robbins e lui mi ha fatto smettere urlandomi contro. La testa di quell'uomo è ancora più grande di persona. Sì, credevo di aver espulso nella popù tutti i capelli. Non avevo idea che fossero rimasti dentro. Sono contento che ora è tutto risolto. Dolce. E forse mi ha dato una scusa per venirti a trovare, Cathy. E sono contento che i capelli mi siano ricresciuti prima. Già. Adoro quel tuo capoccione pieno di capelli. Mi spogliavo nuda e gli immobilizzavo la testa fra le cosce. Poi guardavo allo specchio e fingevo di essere una pornostar degli anni 70. Cathy, smettila. Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Ho ancora quello. Oh, le Polaroid, sì. Quelli sì che erano bei tempi. Scusi. Scusi. Dottor Holt, se ora sto bene, crede che potrei portare questa bellissima donna a cena fuori stasera? E magari fare un po' di sesso dopo? Ok, credo che andrò nel mio ufficio. Ragazze, giro visite. Dottore? Salve! Tra voi due c'è chimica, eh? Perché? Sei geloso? No. Con Chanel, alla grande. È una ragazza davvero, davvero fantastica. Quanti davvero? Sì. Allora, vi rimetterete insieme? Considerando il nostro passato e il fatto che sei davvero indisponibile, ci sono ottime chance che torneremo a scambiarci un pelo o due, sai cosa voglio dire? Ah, sì? Sì. È un problema per te? No, no, sono contento che siate così felici. Bene, anch'io.